Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sull'ultima virtù cardinale, ovvero sulla virtù della temperanza. La temperanza è quella virtù che ci modera in quelle che sono le esigenze e i piaceri leciti della vita. Come al solito iniziamo con la preghiera. O Vergine Purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il tuo Divin Figlio mi ha insegnato attraverso la sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io ti devo prestare. Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti, e per questo ricorro a te attraverso questa novena. Sei la Madre di misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché dopo Gesù sei tutta la mia speranza. Con la tua intercessione materna, o oh Vergine Maria, piena di bontà e di potere presso il Signore, ti supplico di ottenermi la grazia tanto desiderata. Se ciò che ti chiedo non è per la gloria di Dio e il bene dell'anima mia, fammi avere quello che è più conforme a entrambi. Amen. E ora iniziamo con la riflessione. La temperanza è la virtù ragionevole per eccellenza. Quando si manca di temperanza non si vive più una vita umana. Pensiamo ad esempio a tutti quelli che trascendono nel mangiare o nel bere, essi degradano la loro vita, non mangiano per vivere, ma vivono per mangiare. La temperanza la dobbiamo praticare innanzitutto nel mangiare e nel bere. La bontà di Dio ci ha dato il senso del gusto per assaporare con esso il cibo e stimolare l'atto del mangiare con l'appetito ma l'uomo ha sconvolto il piano di Dio e come se questo fosse il fine del mangiare sembra che molte volte non cerchi altro che soddisfare questo gusto con squisitezze e raffinatezze o di saziare l'appetito mangiando e bevendo eccessivamente la temperanza in questo punto deve moderare non solo la quantità non permettendo più di quel che sia conveniente, ma anche la qualità, eliminando l'eccessiva e troppo frequente raffinatezza. Infine, la temperanza si esercita anche nel modo di mangiare. Dunque, riassumendo, la temperanza nella gola la dobbiamo esercitare in tre modi diversi, evitando di mangiare troppo, evitando di mangiare fuori pasto e infine di mangiare voracemente. Guardiamo la Sacra Famiglia di Nazareth, guardiamo la Santissima Vergine che prepara il mangiare. Il condimento principale è la povertà, la frugalità e soprattutto l'affetto e l'amore con cui la Vergine Santa prepara e serve tutto. La Scrittura dice un piatto di verdura con l'amore è meglio di un bue grasso con l'odio. Proverbi 15.17. E questo si verificò la lettera nella casetta di Nazareth. L'amore era l'ingrediente principale che dava sapore a tutto quello che Gesù, Giuseppe e Maria mangiavano. Si può dire benissimo che l'Immacolata insaporiva tutte le pietanze. Che preparava con l'amore del suo cuore. Pensiamo poi agli utensili che lei adoperava: tutto era pulito, ma molto povero. Che virtù quella della temperanza, tanto divinamente praticata nella casetta di Nazareth. Chiediamo alla Vergine Santa che ci insegni questa virtù, e ricordiamoci di lei quando siamo a mensa quando ci servono qualcosa che non ci piace, perché vinciamo noi stessi e soprannaturalizziamo l'atto del mangiare. E infine, nascostamente, facciamo qualche piccola mortificazione in onore della nostra amata madre, rinunciando a qualcosa che ci piace particolarmente o riducendone la quantità. Poi la temperanza va praticata nel dormire. Quando si dorme tutta la vita razionale e spirituale è completamente assente. Bisogna dormire quanto è necessario e conveniente, ma non con eccesso, poiché tale eccesso è nocivo all'anima e anche al corpo. Non conosciamo il tempo che la Santissima Vergine dava al riposo né qual era il suo letto, ma non sarebbe di certo esagerato supporre che si levasse all'aurora per cantare, prima che sorgesse il sole, l'inno della gratitudine intonato all'alba dagli uccellini e dall'intera creazione a Dio. E non sarebbe esagerato affermare che molte volte si alzava di notte o accorciava il tempo del riposo, per parlare nella solitudine con Dio. Così faceva Gesù stesso, come riportato nel Vangelo, e certamente la Vergine Santissima lo imitò anche in questo, come in tutto quello che egli faceva. Infine, la temperanza si estende a tutta la nostra vita. Pensiamo alla superfluità delle nostre case, Pensiamo ai troppi vestiti, ai trucchi troppo appariscenti. Chiediamo all'Immacolata che ci faccia amare la sobrietà e la temperanza per assomigliare sempre di più a lei e per piacere sempre di più a Dio. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera della novena. O Immacolata Concezione! Ti chiediamo oggi, con la semplicità dei bambini, che, distaccati dai beni materiali e rassegnati alle sofferenze, camminiamo guidati dalla pratica delle beatitudini verso il regno dei cieli. Così, madre mia, potremo già su questa terra cominciare a conoscere la gioia celeste e cantare con te magnificat anima mea dominum. Si sì, il mio soccorso, immacolata Concezione, e ottienimi dal Padre Celeste per i meriti del Figlio tuo, Gesù Cristo, la grazia tanto desiderata. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Dio che con l'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia. Concedi anche a noi, per sua intercessione, di giungere fino a te in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.